Buon pomeriggio, a breve inizierà la seconda giornata del campionato di ritorno che vede di fronte Como Cesena. Adesso verrà osservato un minuto di silenzio. Di testa Casadei allontana, poi picchi al volo, ancora Como con Pastrenze dal limite, bel tiro della numero 5 che finì. Prepara la numero 28, l'arbitro fischia, pallone in mezzo, Cucinello rimane lì, Bernardi fuori di pochi, recupera palla al Cesena con Bernardi e poi Casadei, Casadei si infila lungo la fascia, cross nel mezzo, toccato, Costi si risblocca, apre l'anno la numero 9 con probabilmente tocco e sarà autogol. Rigore subito con la solita Di Luzio, bestia nera del Cesena che si conquista un rigore. La numero 11 bianconera, attenzione Vergani, gol, spiazza completamente Pignagnoli e segna la numero 3 del Como, 1-1. Pallone che rimane lì, colpo di testa della solita Di Luzio, però pallone che viene gestito bene da Pignagnoli, è parato. Sì. Bassova prova a staccare Carpo e alla fine il pallone arriva tra le braccia di Pignagnoli. Calcio d'angolo, no, non c'è più tempo, fine primo tempo, risultato di 1-1. In gol per il Cesena Costi con una complicità del portiere avversario. Cross nel mezzo, esce Pignagnoli un po' incerta e poi bravissima, si rituffa. Cotti, c'è Cotti nel mezzo per Carp. Carp prosserve Di Luzio, attenzione Di Luzio, Di Luzio! Parata di Pignagnoli! Bellissima la parata di Pignagnoli, il tiro un po'. Pallone che rimane lì, Di Luzio, attenzione! Picchi, picchi, il tiro di Picchi finisce a lato di pochissimo. Per Pastrenge, Pastrenge prova l'inserimento per Di Luzio, pallone che rimane lì, Di Luzio! Di Luzio, parata di Pignagnoli in calcio d'angolo. Attenzione, Lippmann allontana Casadei, calcio di rigore per il Como. Secondo rigore per il Como, batte sempre Vergani contro Pignagnoli. Finisce fuori! Finisce fuori! Battuta lunga che però ci arriva di testa Casadei. Ancora Como con Carravetta, subito in avanti per Kubasova. Tirala giù! Kubasova, Kubasova, Kubasova contro Pignagnoli. Gol del Como con Kubasova. Ripartenza letale della numero 58. Avanza ancora il Como con Carravetta che prova il tiro da lontanissimo.